La campagna vaccinale del Piemonte accelera per far fronte al rischio della variante Omicron e adeguarsi alle nuove direttive del governo, che dal 1 febbraio ridurrà a 6 mesi la durata del Green Pass. In visita al personale sanitario e volontari che portano avanti la campagna è arrivato il commissario straordinario Francesco Figliuolo, che ha fatto tappa a Cuneo e a Torino, elogiando la macchina organizzativa della somministrazione. Sulle terze dosi stiamo correndo, devo dire che il Piemonte in questo momento è quasi 3 punti sopra la media, che è oltre il 58%, abbiamo somministrato a più di 17 milioni di soggetti sui 31 milioni che rappresentano la platea che in questo momento ha diritto alla terza dose. Sta procedendo molto velocemente sui più anziani e i fragili, che sono quelli che mi interessano e ci interessano sempre di più e che vanno messi in sicurezza. Dal 10 gennaio i booster potranno essere somministrati con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. Questo, aggiunto alla nuova durata del Green Pass, imporrà un ulteriore cambio di passo. Evidentemente questa è una dura messa alla prova di tutti i sistemi sanitari regionali d'Italia, perché per noi vuol dire circa 375.000 inoculazioni in più da fare nel solo mese di gennaio. E una regione come la nostra, che ne aveva già 700.000 prenotati e poi che aveva ancora le prime e le seconde dosi da fare, il conto complessivo fa 1.350.000 inoculazioni che noi dobbiamo fare entro la fine di gennaio. E quindi noi dal 3 di gennaio, già dalla settimana prossima, saliremo all'obiettivo delle 50.000 dosi giornaliere che ci permetteranno, quindi entro la fine del mese di gennaio, di vaccinare in tempo tutti coloro i quali hanno la scadenza del Green Pass che lo prevede. Dal centro vaccinale di Via Gorizia a Torino il generale Figliuolo si è spostato al Sermig. Anche qui le vaccinazioni sono continuate nei giorni festivi. Fra Natale e Santo Stefano in Piemonte sono state somministrate oltre 16.000 dosi. Un'altra sfida è quella del tracciamento dei contagi, soprattutto a scuola. Figliuolo ha annunciato che sarà aumentata la dotazione di test destinati agli istituti scolastici, mentre Cirio ha ricordato che le farmacie sono state autorizzate a effettuare aperture straordinarie durante le festività, al di là dei turni previsti per l'esecuzione di tamponi e vaccini. Questi nostri concittadini stanno dando il massimo tutti i giorni, quindi se c'è qualche disservizio ogni tanto può accadere, chiedo io scusa a nome di tutti e faremo bene. Grazie.